Vieni with me per il mio compleanno. Andrò a cena con le mie amiche, quindi qualcosa di molto easy, ma mi devo truccare, fare i capelli e vestirmi, non so ancora cosa mettere, quindi facciamolo insieme. Prima cosa, prepariamo la pelle. Ho appena lavato il viso e ho levato il trucco di stamattina, quindi sento la pelle tirare tantissimo e metto una crema idratante. Adesso, visto che inizio dagli occhi, metto questo primer per gli occhi di Smashbox, che in realtà ho tipo divorato perché è uno dei miei preferiti, quindi sta per finire. Adesso utilizzo come colore tipo base questo della palettina di Mesauda, il colore Smooth, e lo vado semplicemente a mettere su tutta la palpebra. Passo adesso ai colori che invece mi interessano di più. La palettina è questa di Too Faced e vado a prendere la colorazione gelato. Faccio ridere perché io inizialmente metto il colore che scelgo un po' a caso e poi vado a sfumare finché non mi piace il risultato e poi aggiungo un altro colore. Poi adesso sto continuando a sfumare con questo colore qua, sembra mi abbiano menato, non so se mi sta piacendo il risultato, ma va bene così, aggiusterò il tutto. Non possono mancare i glitter, vado a mettere questi di Kiko, che sono qualcosa di spettacolare, ora vi faccio vedere. Basta prelevarne un po', vi giuro pochissimo, e picchiettare un pochino, ma vi giuro quanto cavolo mi piacciono. Bene o male, questo dovrà essere il risultato. Adesso eyeliner, il mio preferito è quello marrone di KVD. Giuro mai stata così veloce e penso precisa. Passiamo al mascara. Attualmente il mio preferito è questo nuovo di Clinique, che mi sembra le allunghi molto e soprattutto vi giuro che dura tantissimo, ci vado anche in palestra e non sbava per niente. E adesso per la base vado velocissima, applico questo qua di Smashbox che è sia preparatore che fissante, quindi andiamo a fissare gli occhi ma nel frattempo prepariamo per la base. Poi vado a mettere un primer idratante per il contorno occhi, anche questo di Smashbox. Non pensavo, ma in effetti sto usando tante cose di questo brand. Ma per il correttore, in effetti, rimane sempre lui di Clinique. Vi prego, guardate già quanto è cambiato il mio sguardo solo con il correttore, però ho un po' di imperfezioni, soprattutto sulla fronte, e per quelle vado a mettere il cancellata di Maybelline, che è un pochino più leggera la texture e preferisco, anche se i miei brufoli, io non riesco mai a coprirli chissà quanto, forse proprio perché ci vado molto leggera per non rovinare ancora di più la situazione. Finiamo con il fondotinta e metto questo di Lancôme, che però mi sembra fosse un pochino troppo chiaro. Spero vada bene. Poi mi direte anche voi se non va bene, povera me, perché nelle foto sembrerò un fantasma, ma ok. È il momento. Oh, sembra il mio colore, che dite? Poi con questa luce forse magari un po' inganna, però non mi sembra chissà quanto chiaro. Non lo so. Bello, l'effetto mi piace, vado a settare con questa cipria di Fenty. Intanto devo fissare questa zona qua, perché sennò mi si formano le pieghette che io odio. Bronzer liquido di Kiko, stra amato, stra utilizzato, anzi spero ne sia rimasto un po' perché lo sto utilizzando. Oh madonna, ne ho messo troppo. Lo sto utilizzando da quest'estate e vi giuro che rimane il mio preferito. Comunque sfumo tutto con una beauty blender. E guardate quanto è naturale l'effetto, con tutto che comunque ne ho messo fin troppo. Eppure si sfuma da Dio, vi giuro. Cioè, tamponate un pochino così e l'effetto è veramente super naturale. Sempre con la spugnetta, questo lato qua, però andiamo a mettere questo blush di Nabla, uno dei miei preferiti. Il colore mi fa impazzire anche d'estate, vi giuro, è troppo, troppo, troppo bello. Quindi ne vado a mettere un pochino. Potete sfumarlo anche con le dita, ma io con la beauty blender quando non voglio sporcarmi. Top. Adesso finiamo con le ultime due cose, ovvero matita per gli occhi, questa di Charlotte, la mia preferita, e sto utilizzando appunto tutti i prodotti che sono i miei preferiti. Praticamente la vado a mettere nella rima inferiore, l'effetto è bellissimo. Adesso fissiamo le sopracciglia con questo gel di NYX. Io in realtà avevo fatto il semi permanente, quindi ho già, diciamo, una bella forma. Però devo fissarle. Fissiamo il make-up, utilizzo questo fissante di Urban Decay. Passiamo ai capelli e vi faccio vedere poi come mi vestirò, quindi a dopo.